Previsione dei terremoti. Ancora una volta ci arrivano degli studi dall'estero sulla previsione dei terremoti osservando la natura, osservando il comportamento, in questo caso, di un particolare animale, cioè il rospo. I ricercatori della Open University e della Società Zoologica di Londra, sulle pagine di un noto giornale di zoologia, di cui vi lascio il link, hanno osservato il comportamento del rospo poco prima del terremoto che ha colpito l'Abruzzo. Infatti, che cosa hanno visto? Hanno visto che pochi giorni prima del terremoto dell'Aquila, quasi tutti i rospi hanno abbandonato i siti di deposizione delle uova e la loro prole, cambiando improvvisamente il loro comportamento abituale. Gli scienziati dell'Open University, coordinati da Rachel Grant, hanno osservato che il 1° aprile, 5 giorni prima della scossa che ha devastato l'Abruzzo, il 96% dei rospi maschi ha abbandonato le covate intorno al lago Ruffino, a 74 km circa dall'epicentro del terremoto. Un fatto insolito perché i siti di deposizione delle uova sono supervisionati appunto dai rospi maschi che normalmente rimangono sul posto fino a quando le uova non sono state tutte deposte. Inoltre, sebbene solitamente il numero dei maschi aumenta nella zona delle covate durante il periodo di luna piena, nel plenilunio immediatamente successivo al 6 aprile, nel luogo osservato, monitorato, vi erano appena 34 esemplari, decisamente meno rispetto al numero dei rospi degli anni precedenti, che ne erano stati contati da 64 a 107, oltre 170. Anche le coppie di rospi sono fuggite. 3 giorni prima del sisma non era rimasta neanche una e nessuna covata fresca è stata trovata da quella data fino al 20 aprile, in seguito alle più forti scosse di assestamento. Naturalmente ancora non è chiaro ai ricercatori cosa abbia provocato questo cambiamento del comportamento dei rospi, prima, durante e dopo il terremoto. Tuttavia, gli scienziati hanno osservato che questo mutamento è avvenuto in coincidenza con alcuni sconvolgimenti della ionosfera, il più alto strato elettromagnetico dell'atmosfera terrestre, causato forse dal rilascio dei gas radon subito prima del terremoto. E che cosa dice Grant? La Grant dice che il nostro è uno dei pochissimi studi che documentano il comportamento animale prima, durante e dopo un evento sismico e suggerisce, tra l'altro, che i rospi siano in grado di percepire indizi presismici, come appunto il rilascio di gas o la presenza di particelle cariche che vengono emessi dalla crosta terrestre ed usarli appunto come campanelli di allarme. Quindi ancora una volta lo studio sulla previsione dei terremoti ci viene dalla natura. Forse noi dovremmo essere un po' più attenti ad osservare queste creature, osservare il comportamento degli animali per poter magari un giorno avere la possibilità di prevedere un terremoto. Però sembra che gli studi in questa direzione, soprattutto in Italia, sono piuttosto scarsi ed è un vero peccato. Comunque, vi ringrazio e vi rimando alla prossima.